250 cavalli stock, sì. 185 kW, che siamo al limite, la soglia del Superbollo. Bravissimo. Quindi la RS invece ne ha 100 di più. Proprio le piste da sci, piene di gente, di sciatori che d'inverno si accalcano per scendere le morbide montagne di Roccaraso. Piste che quando d'estate si svuotano sono la location perfetta per le mie auto. Oggi avrò l'onore di guidare la Ford Focus ST di Ciro con differenziale auto bloccante meccanico e 397 cavalli. Questo è Pesco Costanzo, un piccolo borgo davvero affascinante, dove si respira aria di artigianato, di storia, una meta ricca di arte e cultura, e dove si mangia anche bene. Buona visione! Chi di voi conosceva Pesco Costanzo? No, all'avventura! E lui, ovviamente, è Ciro. Che turbina monta? Una GTX Garrett 2867R, generazione 2, su cuscinetti a sfera. È una bella, bella signor turbina. Sì. È una turbina che fa tranquillamente 450 cavalli. Oh. Eccola qua. Sì, è la slipper. Sì, fuori educata e sotto... Maleducata. Maleducata, esatto, perfetto. Niente, raccontami. Abbiamo uno stage 3 completo. Ovviamente siamo partiti prima da originale con uno stage 2, vicino ai 300 cavalli, classico, quello dove ci fermano un po' tutti quanti. Mm-hmm. Poi da lì, sempre grazie ai miei preparatori, perché va fatto un ringraziamento loro, siamo andati con lo stage 3, con una base di una turbina, una GTX 2867R, generazione 2 su cuscinetti. E poi da lì siamo andati con le piccole rifiniture. Scarico da 76, scatto completo, perché in precedenza c'era 200 celle. Adesso ovviamente per avere una erogazione più forte l'abbiamo dovuto eliminare. Aspirazione completa. Bobine modificate, candele modificate, radiatore dell'olio, ovviamente per raffreddare, bisogna sempre raffreddare bene, eliminati tutti i vapori olio, ne porta due, uno in aspirazione sotto e una sopra, intercooler completo, e lo sapevo, guarda, la mia paura era questa, l'avevo messo in silenzioso. Lo sai che non la taglierò mai questa? Sì. Non la taglierai mai. Niente, poi è stata curata tutta la ciclistica, barantiro l'io sotto, tutto con Powerflex, supporti motore, supporti cambio. Che i Powerflex ne parlavamo poco sì, fa. Sì, ne parlavamo poco fa, sono cosa trascurata un po' da tutti, ma la macchina cambia tantissimo. Cos'è che ti ha fatto percepire questa differenza quando hai montato i Powerflex? La risposta in curva, perché poi mettendola anche ecco sulla barantiro l'io, là si sentiva che si è rigidita non troppo, per un uso stradale, perché siamo andati sulla graduazione viola, perché c'è anche la nera, sì. Là siamo un po' troppo estremi. Questo poi, la chicca importante che dico sempre, arrivate a queste cavallerie, là, ci vuole un autobloccante meccanico. E là ho scelto, invece di Quaife, ho scelto Powertrack. C'è una differenza tra i due. Mi piaceva come lavorava la Powertrack. Impostamela così, pedale un po' più sensibile, okay. Controlli non completamente. 50%. Sì, chi si fida, oh. Cioè, la macchina dà fiducia, ma sì, è la tua. Ovviamente. Eccoci qua, finalmente la guido, sì. Questa bellezza, con Ciro,
Ciro ed io ci siamo appena conosciuti, ma è come se ci conoscessimo da una vita, sì, perché tra noi appassionati di auto è facile, è tutto più facile. Il feeling parte subito, poi specialmente quando non so, c'è un po' di quel sud dentro, dai, diciamolo. Io mi sono trovato bene sempre, sarà che okay, un po' l'energia positiva del canale. Ah, comunque anche, tu eri emozionato stanotte, sì, perché mi avresti incontrato. Ma giravi, giravo. Hai fatto la fettina banana? Sì. Ma ci fate una bella impanatura. Sono grande, Ciro, sono troppo contento. Poi la macchina mi sembra davvero super speciale. Mi fa piacere. Adesso le impressioni tue le volevo veramente sapere. Questa macchina è un po' pepata, 397 cavalli che sì, nel titolo ho arrotondato a 400. Ovvio, sì, si può anche arrotondare. Abbiamo 380 poi precisi sulla ruota, se proprio vogliamo essere pignoli. 540 Nm di coppia, che per un turbo benzina è tanto dire. Sì. Comunque parliamo di un 2000. La sento la coppia, la sento sì, proprio. C'è quel punto in cui arriva. Esatto, siamo bel calcio sulla schiena. 3500, 4000 e 4000 sei in piena coppia. Quindi là si fa sentire tutta quanta fino ai 6500, tira benissimo, costante. Quindi e frena, ragazzi. Come si sente l'autobloccante, va? Il rilascio. Non ti viene da ridere a te, eh? Mannaggia, come va, ragazzi? Poi su queste strade, Ciro mio, io te l'ho detto e tu mi hai detto, ma dove vogliamo fare sto video? Sì, inizialmente perché, ok, Roccaraso, io la conosco un po' interna, qua non ci sono mai venuto ed è tutto a dire, ci devo venire più spesso. Paesaggi, strade immacolate, spettacolare, sì. Faccio un sorpasso. Prego, prego. Ma con questa macchina è difficile sorpassare, sì, perché non va molto. Esattamente. Ci si sta un po' di difficoltà. Stai risparmiando i soldi del Super Bowl perché questa sì, eroga 250 cavalli, ma devo dire che sentendola immagino che tu abbia speso un po' di soldi per queste sì, modifiche che hai fatto da... Che ho fatto da DMP Motors. Poi siamo partiti subito con lo Stage 2. Presa nuova la macchina? Sì, presa nuova, novembre 2017. Siamo partiti subito, sono andato là direttamente mirato, perché comunque lo Stage 2 conoscevo già quello che si doveva andare incontro e quello base che fanno un po' tutti quanti su questa motorizzazione. E da lì poi c'è stata una voglia, una possibilità di superarsi, perché i cavalli sono come la droga, ma a te non ti bastano mai. Ovviamente sull'anteriore si dice, ma come fai a scaricare, come fai a scaricarli, poi tutti quei... Diciamo che qui siamo, al mio punto di vista, già su un ottimo compromesso. Questo per me è un limite per l'anteriore, che va forte e ci siamo giusti. Già andare ben messa, oltre, ben messo a terra, sembra di stare sui binari. Sì, eh. Questo lo potete spaziale, capire solamente guidandola. Oltre, ritornando ecco al discorso che abbiamo fatto prima, lo si può capire guidando, perché comunque c'è sempre quel mito da sfatare un po'. L'anteriore. Raga, ve lo dice Matteo come va un anteriore messo giù bene. Ragazzi, va forte. È un bel aeroplano. C'è presente l'aeroplano? Sì, è una cosa che mi dicono molti. Abbiamo un bel aeroplano, un bel Ferrari. Anche in salita va forte, c'è sì, un pizzico di turbo lag, ma proprio un cicinino, appena appena. Sì, quello sì, ovvio, perché comunque eravamo consapevoli di questa cosa. Comunque la turbina è importante, Matteo, quindi devi avere quel giusto compromesso, e quindi i giri un po' sotto l'abbiamo persa. Con la sua stock ovviamente era molto più pronta, okay, ma 5.5 moriva completamente. Perfetto. Era morta, era finita. E qua invece abbiamo spalmato un range di giri, ecco, dai 4.000 che è in piena coppia fino ai 6.500, un continuo tirare. E il turbo lag
Dai, un po' tu lag da ignorante, un po' vecchio a scuola, dai. A me piace, sinceramente. A me tantissimo, spinge ovvio. Più in alto, ovvio. Oggi le macchine sono impostate un po' più sulla risposta pronta sotto, che è anche una cosa buona, eh. Madonna, la macchina, senti come va con questo turbo. Sono più sfruttabili i turbo di oggi, però il calcio nella schiena che ti dà la turbina grande, dai, è sempre un'emozione. Non c'è sta niente da fare. Senti come si aggrappa sta trazione anteriore. Vedi? Altro che. E siamo ancora con controlli al 50%, sì. C'è ancora margine. Là poi si sente lavorare la meccanica proprio della tua bloccante. Quasi aiutato un 50 e un 50. Oddio, senti questo sound. A differenza di poco fa, che era più freddo il motore, non ha fatto i pops and bangs in rilascio al 5005 adesso. Esatto. Questa perché? È stata una cosa che comunque abbiamo messo insieme al preparatore, perché i pops and bangs sono belli, sono scenici, sono fanno un po' gola a tutti. Però ecco, quando si entra belli in temperatura, pista, questa strada di montagna che comunque in salita c'è da farsi, non li riesce a fare più, ma è stato voluto per salvaguardare appunto la turbina. A 6.000 K47. Che bella che è, Ciro, ti faccio i complimenti. Grazie Matteo. Te li faccio, guarda, te lo giuro, perché mi sto emozionando, mi stanno cominciando a sudare le mani. E quando arriva questo... È quello, là ti volevo, la stavo aspettando sta parte. Perché poi Agito, devo far sudare le mani a Matteo, spero che ci riesce la foto. Ma mi stanno sudando sul serio, ho un po' paura perché non la conosco. Sento che puoi spingere tanto, non conosco il limite, però mi dà fiducia e questa cosa mi fa paura da morire. Disattiviamo tutto il controllo. Madonna, come vedi, viene fuori dalle curve per una trazione anteriore. Questo è il discorso che ti dicevo io. Senza controlli senti che lavora da Dio. Cioè più affondi e più ti tira fuori. Ok, la Hankook è una buona gomma. Ovviamente. Però attenzione, se andiamo a mettere qualcosa di più serio. Si migliora davvero tanto. Sì. Con questa sento che la spalla è un po' morbida perché sono pneumatici morbidi. Bravo. Ti diverti, scivola un po', sicuramente sì. In base anche alla pressione che usi. Però qui se vuole prestazioni. Sì, devi andare o di Cup 2 o una semi slick. È una macchina che ti parla, senti quanti suoni. Io sto captando tanti suoni davanti, dietro. La meccanica sotto i piedi, sullo sterzo ti fa sentire, sì. È bella questo... perché è super confortevole. Sì. Puoi fare un viaggio super tranquillamente. Assolutissimamente. Poi la metti sì. Nella veste un po' più aggressiva e lei risponde, mi piace. Esatto. È viva, è una macchina moderna, però viva. Sai quanto sto in fissa io per le macchine con tre pedali col cambio ovvio. Manuale? Rigorosamente da uomini. Sempre. Non me ne vogliate, signori, no, cambio automatici. Cambio automatico io lo vedo per la supercar in bordo. Ed è giusto. Per la macchina ignorante. Ma limitatore. Senti. Madonna santa. Come fa a avere sta trazione? Là Matteo, che io là te lo volevo far capire. Ti devo far provare un anteriore che ti può far smentire. Quando mangiamo? Me lo devi dire tu a me. Che se non mi porti a mangiare entro un quarto d'ora io non te parlo più. Non ti preoccupiamo, Becky. 250 cavalli stock. Sì. 185 kW, che siamo al limite, la del soglia Super Bowl. Del Superbollo. Bravissimo. Quindi la RS invece ne ha 100 di più. Prezzo d'acquisto, 37 full optional. Full optional, 42-43 di un RS, sì. Il divario è poco, però c'è purtroppo quel maledetto Superbollo nel mezzo. Quindi torniamo qui. E torniamo di nuovo qui, bravissimo. Il Superbollo. Esatto. Ford ST Stage 2, Stage 3, poi con tutte le modifiche che hai fatto tu. Può arrivare a quel tipo di prestazioni? Scopriremo forse anche di più. Sì. Ma andiamo a risparmiare quei 1600 assolutissimamente euro. Però c'è da dire una cosa, i pro e contro. Tu avrai speso pure un po' di soldi. Sì, in effetti sì. Magari anche dilazionati nel tempo. Ovvio, però. Ovvio. Avendo provato molte trazioni anteriori, ti posso garantire che questa c'è un qualcosa in più.
Se tornassi indietro, sì, facciamo finta che per un anno o due non c'è più il superbollo, prenderesti sempre questa o ti faresti l'RS? Dopo, sinceramente, però, mi devi dire. Dopo ho provato questa preparazione, Matteo, ti confermo che riprenderei lei. Vedi? Perché c'è anche un discorso di motore che si potrebbe approfittare. Questo è il 2000 EcoBoost. Mm-hmm. Il 2003 pecca un po' di grandi cavallerie, mm-hmm, c'è un po' di problemini. Lui, come affidabilità, parli. Come affidabilità. Ti chiedo perché io non ne so molto. Sì, okay. Possiamo anche raccontarlo perché poco si conosce di Ford. Ha avuto già problemi e richiami per la testata, praticamente si bruciava in continuazione la guarnizione. Della testa? Sì, quello è stato un richiamo Ford. Però parlando di monoblocco, sì, parliamo di monoblocco, il monoblocco del 2000 in America viene usato sotto l'RS per fare drag race, mantiene 700 cavalli questo monoblocco. Perché il 2003 è un open deck, questo è un closed deck, quindi la base, il monoblocco è aperta lì, mm, e quindi abbiamo, diciamo, meno carne attorno, come si può dire. Invece qua c'è un discorso, è bello robusto. Mi piace come parli, bello diretto, arrivi subito al sodo. No, è così. Ci chiedete sempre dove portiamo ste macchine, in Abruzzo, tra Campo Felice, Campo Imperatore, Rocca Raso, questi sono i posti che scegliamo. Quindi oggi parliamo anche un po' di Rocca Raso, capito? Mm. O perlomeno facciamo vedere qualche strada, così gli appassionati di moto e auto possono venire qua. Ok, dai, grande. Borghetto 5-6 centesco, guarda dove ti porto a fare video. Officina del pilota chiude così con Ciro. Ciro, te voglio bene. Ciro! Anche io, guarda che piace.